progetto di allestimento di Casa Italia per la GMG che ci sarà quest'estate a breve, quindi a Lisbona, ha previsto appunto il lavoro di alcuni ragazzi durante l'anno della scuola grafica del Patronato San Vincenzo, con l'obiettivo di allestire, di vestire la casa che ospiterà tutti gli italiani che andranno alla GMG. Per cui l'obiettivo è stato quello di riuscire a sempre a distanza, quindi è stato un po' complesso perché ovviamente non abbiamo fatto sopralluoghi, ma ci siamo così immaginati cosa sarebbe stato bello trovare su questa facciata di questa casa e poi anche all'interno. E l'idea è stata quella di utilizzare, partendo dal tema dell'incontro e quindi dal potersi rincontrare dopo la pandemia, dopo un po' che la GMG appunto è la prima volta che viene rifatta in versione diciamo live, quindi dove gli incontri saranno fisici, ci toccheremo, ci saluteremo, ci abbracceremo, e vestire questa casa e tutto l'intero della casa con le parole legate all'incontro. Quindi queste parole che non solo comunicano l'incontro, la relazione, ma anche graficamente si sovrappongono e si fondono generando nuovi colori, nuove sfumature. Quindi tutto quello che guida il percorso all'interno della casa graficamente è un po' questo gioco che noi abbiamo poi un po' diciamo, fatto sintesi con la parola insieme Casa Italia. Quindi di nuovo ci troveremo insieme in un luogo in cui sarà luogo di incontro, luogo di cura, luogo di relazione, e lo faremo insieme, quindi staremo insieme, per cui ci sarà questo filo, di questo filo che ogni tanto andrà ad unire queste parole, ogni tanto a disegnare immagini, a tracciare così delle immagini evocative di quello che sarà un po' l'esperienza che tutti i ragazzi vivranno alla GMG. Mi sono trovata veramente bene a fare questo lavoro e la vera difficoltà è stata quella di trovare un filone generale da dove cominciare, l'idea principale. Appena l'abbiamo trovata e ci abbiamo messo un po', siamo riusciti a partire e in pochi giorni abbiamo cominciato a tirar fuori la maggior parte delle grafiche che ci servivano. Attualmente stiamo facendo appunto le grafiche dei giochi e con delle frasi inerenti al gioco e all'incontrarsi, che è il filone principale, e con invece dei pannelli dove i ragazzi potranno scrivere e rispondere a delle domande come dirci da dove venire e lasciare un segno lì a Lisbona.